e Olinčić pronte a giocarsi la palla a due col primo possesso che sarà per il Banco di Sardegna. Sentiremo nel corso di questa partita Jones subito col tiro da tre punti, pesca il bersaglio dai 6-75. Solo delle sconfitte anche al termine comunque di partite ben giocate. Qui la Dinamo si presenta con due triple consecutive. Intanto dopo Jones schiaccia per terra il tiro cadendo all'indietro, bevuto dal ferro, alla fine a segno, primi due punti della partita per Dong. Stabili canestri facili dall'altro, come in questo caso canestro e fallo. Gen Roma, il pallone in angolo per Carangelo, riprende da dove aveva lasciato, poi attacca molto bene col primo passo aggressivo. Qui Dong 2013 a livello di squadra. Intanto il tiro in corsa di Razza è morbidissimo, sacca Calù, sovrannumero, qui esita un istante di troppo ma alla fine riesce ad appoggiare al vetro il nuovo meno 2 Roma. Qui la partenza, il runner, canestro con fallo, gran risposta da parte di Natali. Togliani per cercare di rispondere, lo fa alla grande Togliani, canestro con fallo, Rispangelo la finta, poi si va sotto, Kaczmarczyk, giro e tiro, sbaglia, fa il vuoto, rimbalzo, segna Agnieszka Kaczmarczyk con Cupido, che Oxygen scarica proprio per Dong, tiro dall'angolo che si arrampica sul ferro. E belle giocate di questa partita, Kaczmarczyk, tiro da tre punti, a segno, non vuole essere da meno. Sposta Razza, qui un passaggio un po' pigro, capisce tutto Calù che ringrazia, vola in contropiede, aumenta il parziale di Roma. Presenza difensiva. Qui Carangelo esplora benissimo il gioco a due con Kaczmarczyk. Solo la negatività di non essere riuscita a superare la Dinamo. Sventolaite lo fa uscire rapidamente, attacca il close out, Romeo runner realizzato alla grande per Nicole Romeo. Prima pausa andremo ad approfondire, seguiamo intanto l'azione di Romeo, movimento di potenza di Dong, appoggia al vetro per il meno 3. È quella squadra, sicuro come l'oro. Crudo uscendo dal blocco, gran canestro per Sara. Vedi Crudo, cosa succede. Partenza contro Crudo, tiro difficilissimo, un circus shot, qui a segno per Caterina Gilli. Il tocco con la mano mancina per segnare, qui un passaggio perfetto per Razza perché una linea di passaggio molto rischiosa, Kaczmarczyk però è molto lucida, schiaccia per terra Razza, l'è persa dalla Dinamo, lanciata in contropiede solitario, Calù non può sbagliare, attenzione, meno 2 Roma, 73-71. Aperto attacca Kaczmarczyk, manda per aria il tiro, sbagliato e sarà overtime al Palasera di Migni. Attacca il close out, scarica molto bene per Kaczmarczyk, Peffolo. Si posiziona Carangelo per il tiro da tre punti, importante a segno in questi momenti. Per avere un segnale soprattutto anche per la Dinamo, anche se qua ci dimostra che può tirare anche da tre punti. Fola ancora, rimbalzo, chance da tre punti, Carangelo! Le lascerà l'amaro in bocca e il fatto di essere incompiuta perché aveva la possibilità di portarla a casa dopo non essere stata mai in vantaggio. È valido solo per gli annali il buzzer beater finale di Cupido, che è riuscito a realizzare sulla sirena, fissato il punteggio finale sul 91-87 dopo 45 minuti di battaglia. Sassari che coglie la sua prima vittoria stagionale dopo due sconfitte in campionato.